Ciao a tutti da Maurizio e dal canale Iccio the Cook. Oggi prepareremo un risotto di zucca con gorgonzola, profumato con un po' di salvia e lo finiamo con del guanciale croccante. Della zucca, la zucca l'ho già messa in forno, dopo vi farò vedere la foto. A pezzi con la buccia, con un po' di scalogno mezzo tagliato a metà semplicemente, un po' di sale, un po' di olio, 190-200 gradi per una mezz'ora in modo da farla asciugare bene per fare una crema. Poi con il grill andrò a passare questo sotto il grill, lo fate a cubettini piccolo e questo qua andranno a fare la mia decorazione che poi vi farò vedere anche questa. Ora dovremmo partire con il risotto. Qua c'è del brodo anche vegetale che ho preparato, semplice carota, sedano e cipolla, con dentro un paio di bacche di ginepro per profumare bene e questo ci servirà per andare alla cottura del risotto. Ecco, abbiamo tolto dal forno la zucca, come potete vedere l'ho già tolta dalle bucce e anche lo scalogno. L'ho allungata un po' con un goccio di brodo vegetale e adesso andremo a frullare il tutto quanto. Nel frattempo che il risotto va, metterò in forno, come dicevo prima, altra zucca per farla gratinare, ma ci vorrà 10 minuti sotto il grill, non serve molto, anche meno. Adesso andiamo a creare la crema. Eccoci qua, ci mettiamo un goccio d'olio a crudo. Assaggiare anche di sale perché dopo tutto questo andrà dentro al riso. Io direi perfetta perché dopo abbiamo anche il gorgonzola a finire, il brodo è già sapido e abbiamo anche il guanciale che dopo andrà sopra. Quindi io direi di restare abbastanza così. Adesso andiamo a pulire e poi partiamo con il risotto. Adesso prepariamo il guanciale e lo mettiamo insieme alla zucca sul forno, così diventerà croccante. Tagliate delle fettine un po' più spesse, sennò sparirà. Qua. E sotto il grill vedrete che verrà uno spettacolo. Adesso lo mettiamo in forno. Mettiamo in forno in alto insieme con la zucca e dopo accenderemo per farlo croccantizzare. Siamo pronti per il riso. Aspettiamo un attimo che si scaldi, eccola qua. Lo facciamo a secco. Quindi mettiamo giù il riso e aspettiamo che si scaldi. L'istante che vado a prendermi il cucchiaio, eccolo. Lasciamolo tostare così l'amido verrà ceduto poco alla volta senza farlo diventare lesso e basta. Ve ne accorgete quando il riso scotta. Ecco
Siamo pronti a sfumare, il riso, come dicevamo prima, è caldo. Il brodo sta già bollendo. Andiamo a sfumare per dare un po' di acidità. Adesso dovremo attendere un attimo che il riso perda l'alcol, il vino perda l'alcol. Quando non sentirete più l'odore dell'alcol, cominceremo ad andare con il vino. Ecco, intanto state sempre dietro, fate un risotto, non un riso bollito, quindi all'inizio va bene metterne un po' di più, poi adesso aggiungiamo la zucca. Se ne avanzate, chiaramente l'allungate un po' con del brodo, vi fate una buona crema di zucca e sicuramente è buona anche quella. Andiamo con un altro po' di brodo e dopo continuiamo con la cottura. Aggiungiamo un po' di salvia, che sia con la zucca che poi col gorgonzola ci sta per profumare. Ora aggiungiamo ancora un po' di zucca e di brodo per continuare. Cottura. Il risotto è pronto, spegniamo. Come vedete, sia la zucca per la decorazione che il guanciale sono pronti. Adesso andiamo a inserire il gorgonzola, così ne teniamo un po' per la decorazione finale anche quello, e andiamo a mantecarlo. Io ci metto anche un filo d'olio crudo, un pizzico di sale e una giratina di pepe. Spegniamo e via. Adesso andiamo una piccola saltatina, il gorgonzola si è sciolto. Ora, adesso spengo qua, così almeno andiamo. Adesso lasciamo che riposi per 2-3 minuti, che i sapori si riprendano, dopo andremo all'impiattamento. Ok, impiattiamo, facciamo un piatto normale questa volta. Così. Eccoci qua, portiamolo in giro e adesso andiamo a finire con le nostre decorazioni. Mettiamo dei
zucca arrostita sopra, così. Detto del guanciale croccante per dare sia croccantezza ma anche sapidità al piatto. Mettiamo così così, ecco. E io aggiungerei anche dei ciuffettini di gorgonzola in mezzo. Eccoci. E per finire la profumazione, che era quella della salvia. Un giro di pepe olio crudo di quello buono. Ok, questo è il piatto. Risotto di zucca, gorgonzola e guanciale a finire. Ciao, se vi è piaciuta la ricetta iscrivetevi. Un ciao da Maurizio e dal canale ICD Cook, alla prossima. Ciao!